Molti di noi hanno iniziato a suonare per caso o perché magari qualcuno gliel'ha chiesto. Può essere una festa organizzata da amici, oppure può essere qualcuno che sapeva e te smanettavi in casa e lo dice: perché non vieni a suonare il mio compleanno? Poi, dopo negli anni, si sono accorti che trovare da suonare non è esattamente la cosa più semplice del mondo. E allora, se vuoi suonare, come puoi fare? La metafora più indicata per me è che trovare da suonare è esattamente come trovare una ragazza. Devi starci un po' dietro, devi cercare in giro, farti vedere in giro, cercare chi può essere interessata. Allo stesso modo, come non credo che andare in discoteca e fermarle tutte porti dei risultati, così non credo che fare il giro dei locali uno per uno con il bigliettino, con il proprio CD o comunque la propria musica su chiavetta, difficilmente ti porta risultati. Ora, non è detto che quello non funziona per me, non posso funzionare per te. Però è evidente che se in un posto ci passi del tempo, studi la situazione, intrattieni dei rapporti, parli direttamente con chi si occupa delle serate, ci vai una, due, tre volte, ci stai un po' dietro, non ci metti lì, fai due o tre bevute, eccetera, eccetera, è più facile poi che quella persona ti possa anche dar modo di suonare. Così come non funziona stare a mandare in giro email o messaggi su Facebook. Cioè, sì, può andare, però è un po' come sparare nel mucchio. Alle volte vai, parli con le persone, due, tre volte, se poi non funziona, non è che devi starci oltre, cerchi qualcos'altro o qualcun altro. Quello che ti consiglio è di cercare dei contatti diretti, chi organizza le serate, e vedere se c'è modo, se la persona magari cerca di approfittarsi della tua disponibilità. Allo stesso modo, cercare di collaborare con altri DJ. Anche in quel caso c'è chi cercherà di sfruttarti, però ci sono anche dei colleghi che, se c'entri in buoni rapporti, se ti dimostri una persona seria, affidabile, se gli puoi essere utile, dopo ti restituiranno il favore, magari li chiamano per una doppia e loro non sono disponibili, possono fare il tuo nome. Questo credo sia il modo migliore per trovare delle serate o delle nuove serate. Star dietro ai locali, a chi organizza le serate e ai tuoi colleghi. Magari vai nel locale per vedere com'è la serata, che tipo di serate fanno, che programmazioni hanno, però non è quello il momento migliore per trovare il contatto. Magari è meglio quando il locale non è ancora aperto oppure all'inizio della serata quando c'è poca gente. Altrettanto vero che se vai lì per parlare con il direttore artistico e poi te ne vai prima e cominci la serata, non fai neanche una buona figura. C'è da starci dietro, c'è da perderci del tempo, tra virgolette, ma non è tempo perso perché è un tempo investito per quello che ti fa star bene e per il tuo futuro.